Bentrovati gentili telespettatori di Cilento Channel, ci troviamo allo stadio Guariglia di Agropoli per assistere all'incontro di calcio tra US Agropoli e Sant'Agnello. Passaggio per Capozzoli, il dribbling, il cross e attenzione Natiello di testa, troppo alto! Ancora l'US Agropoli all'attacco, c'è Tandara, Capozzoli, buono, entra in area il tiro! Sfiora di poco il palo destro difeso da Formisano, passaggio per Capozzoli, buona l'occasione per l'US Agropoli, entra in area Capozzoli, poi tira Graziani di prima, peccato, troppo lento il tiro, debole la battuta, il calcio di punizione, attenzione, non è pericoloso fortunatamente. Mustone sulla sinistra, il passaggio per Natiello, poi Masocco, il tiro da lunga distanza, buona l'intenzione. Alto di poco però, il cross parte di testa, sfiora il palo, buono, buono l'incursione di Garofalo che ruba palla e velocissimo Tandara, attenzione, tu per tu col portiere, mette al centro Graziani di petto, attenzione, alla meglio, ancora lui il tiro. Mamma mia signori, sfiora il palo destro difeso da Formisano, ancora un'occasione, buono il cross, attenzione, c'è Natiello, il tiro si gira, ancora Natiello, rigore forse, no, non dà il rigore, attenzione, pericolo per l'US Agropoli, dribbling all'indietro per Masocco, buona possibilità Masocco, il tiro di Masocco, peccato, fuori di poco. Natiello recupera il pallone, attenzione, c'è Dattilio, buona la verticalizzazione per Tandara che si gira, attenzione il tiro di Tandara, bellissima occasione, vola Formisano, forse l'ha toccata. Natiello di testa, sfiora il pallone, peccato. Dattilio c'era anche imparato e Mustone, e la volta buona con Dattilio, adesso tre calciatori in difesa, 2 contro 3, poi arriva anche imparato sulla fascia destra, controlla Capozzoli, attenzione Capozzoli, il tiro di Capozzoli, la parata di Formisano, splendida. Tandara contro 3 difensori, ma va solo Tandara, si aggancia ad Attilio e poi Capozzoli, attenzione, e la rete, Capozzoli, Capozzoli sblocca il risultato al 61esimo minuto, è il grido di gioia del Guariglia, US Agropoli in vantaggio al 61esimo. Imparato al centro dell'area, cross, parte, attenzione, buona l'occasione, palo, palo colpito da Natiello su calcio d'angolo, ancora 20 minuti da giocare a Santa Maria, tra il Santa Maria e il San Tommaso, vi ricordo che la Polisportiva Santa Maria perde per 1-0, attenzione Dattilio, il tiro e la rete, Dattilio, 2-0, US Agropoli. I festeggiamenti sugli spalti ed ora bisogna pareggiare a Santa Maria di Castellabate, assolutamente pareggio per i cugini. Veniero, il cross al centro, attenzione, un'autorete sventata, fortunatamente imparato, stava facendo un grande errore e finisce qui. US Agropoli, Sant'Agnello 2-0 per la gioia di tutti i tifosi e l'US Agropoli si porta a 2 punti dal San Tommaso Calcio e domenica prossima grande sfida al vertice, bisogna vincere, assolutamente vincere. Audax Cervinara finisce 2-2 e quindi rimane terza in classifica e a questo punto davvero c'è tanto
tanto da sperare per la vittoria del campionato. Mister Esposito, non poteva andare meglio oggi, ottima prestazione dell'US Agropoli, buono il risultato della Polisportiva Santa Maria, nello stesso tempo pareggia il Cervinare. Sì, io come ho sempre fatto parlo solo esclusivamente dell'Agropoli, senza dare troppo peso ai risultati delle altre squadre, perché noi non siamo una squadra in grado di programmare o di gestire, siamo una squadra in grado di provare a vincere le partite. Oggi è andata bene, i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo rischiato in un paio di occasioni, ma credo che il risultato sia anche stretto all'1-0, perché abbiamo creato almeno nel primo tempo, solo nel primo tempo, almeno 4 palle gol nitide. E ci gira un po' male, perché anche oggi probabilmente un episodio molto dubbio in area avversaria poteva essere giudicato diversamente, cosa che sta capitando spesso, però come abbiamo sempre fatto accettiamo le decisioni degli arbitri e andiamo avanti. Domenica prossima il grande scontro al vertice, come preparerà la squadra? Come prepariamo tutte le partite. Noi abbiamo un solo modo di fare calcio, di intendere calcio, provare a vincere. Probabilmente se ne avessimo avuto anche un altro e avessimo fatto qualche pareggio in più in luogo di qualche sconfitta, la classifica sarebbe stata migliore, sicuramente migliore. Però la nostra filosofia, il nostro credo è quello. Adesso ci godremo questa domenica, i ragazzi hanno bisogno di riposare e poi da lunedì prepareremo questa gara che sarà difficile, ma lo sappiamo già in partenza e andremo preparati.